Poi, seconda cosa che è successa in questi mesi è stata che ho frequentato il centro buddista Lamajong Kapa, che è qui a 20 km da dove abito, ed è un centro appunto tibetano, di buddismo tibetano, dove ho seguito un corso introduttivo alla meditazione e poi un corso sempre introduttivo sulla filosofia e la religione e la spiritualità buddista, che è stato bellissimo davvero e io consiglio a chiunque di andare a fare un weekend anche solo a visitare questo luogo perché è meraviglioso, un luogo di pace, un luogo che quando ho avuto bisogno mi ha veramente dato un nutrimento incredibile e vengono persone da tutta Italia e anche da tutta Europa e da tutto il mondo perché è un centro veramente d'avanguardia per gli studi di buddismo e comunque vengono fatti tantissimi eventi tantissimi eventi, ritiri dove si fa anche yoga, quindi non è un posto dove possono andare solo persone buddiste, cioè io non mi definisco buddista anche se condivido tantissimo della filosofia, ovviamente io mi ritengo più una ricercatrice spirituale, però è stato stupendo perché appunto a parte lo stare lì qualche giorno anche nel dormitorio, conoscere persone, ma poi proprio lo studio è stato bello, quello che avvicinarsi a questa parte di filosofia orientale. Io sono una persona molto curiosa e che da sempre si è fatta tante domande sulla vita e comunque c'è da dire che questo buddismo mi chiamava già da tanto e il concetto della gentilezza amorevole, che è quella che promuovo poi nei miei percorsi, viene da lì l'amore, la compassione, la gentilezza amorevole. È tutto buddismo, il contatto con la natura della sofferenza, cioè è un qualcosa di meraviglioso. Poi se vi interessa vi condivido qualcosa di più, anzi vi metterò dei link dell'istituto così potete dare un'occhiata, però ve lo consiglio proprio. Tra l'altro hanno anche un programma di volontariato, quindi se voleste qualcuno di voi andare lì e frequentare un po' il luogo, i corsi, per chi fa minimo 2 settimane di volontariato, vitto e alloggio gratuiti e deve fare operazioni magari di pulizie, di cucina, di cura dell'orto, delle stanze dei dormitori, eccetera. Però esperienza meravigliosa che mi ha veramente dato tantissimo a livello spirituale profondo. Cioè, sento che in questo momento nella mia vita è un capitolo che, cioè, si è chiuso un ciclo lì, però ci ritornerò sicuramente per fare qualcos'altro in futuro, ma ora era proprio, avevo bisogno proprio di quella cosa lì nella mia vita. Quindi passiamo ad un altro argomento che è quello del fatto che ho ricominciato a fare palestra. Incredibile, dopo 1000 anni, anche perché come sapete, se mi avete seguita in questi anni, io ho fatto un sacco di traslochi in diversi posti d'Italia, quindi non è che ho mai potuto fare veramente un abbonamento poi in palestra. C'è stato il lockdown, mille robe, quindi non ho mai avuto poi la possibilità, anche perché mi spostavo abbastanza frequentemente. L'ultimo abbonamento che avevo fatto in palestra era la Virgin a Milano quando abitavo lì, gran bella palestra, divertente, un sacco di cose, ok? Però da lì basta, cioè mi ero allenata solo un pochino a casa, poi 2 anni fa ho avuto tutti i miei dolori vari alla schiena, lo dico perché è importante. E quindi ora, allora, quest'estate avevo iniziato a fare i balli latinoamericani che ho amato, stupendi, non so se qualcuno di voi li ha mai ballati, però ho fatto la salsa cubana e la bachata, stupendi, mi sono divertita come una matta, cioè pur sapendo fare poco, poi alla fine, ma è stato meraviglioso, meraviglioso, mi sono divertita proprio tanto, anche sono andata a qualche serata, è stato proprio bello, divertente e poi cioè il ballo credo che sia una forma di espressione fantastica e anche di liberatoria in qualche modo, no? Della propria energia, soprattutto di questa femminilità, no? Quindi se vi può piacere l'idea, approfittatene, andate a fare qualche prova perché è bello veramente.
Però che è successo? È successo che la mia intenzione era di iniziare a fare poi a settembre i corsi appunto di ballo. Il problema è che ho cominciato ad avere di nuovo dei problemi alla schiena. Io comunque tutta l'estate sono andata a camminare tipo un'oretta tipo 3 volte alla settimana. Però vedevo che c'era cioè, come se la schiena non mi sostenesse in questo. E io purtroppo di famiglia ci soffriamo, cioè mia mamma, mia nonna, mia zia, cioè tutto il lignaggio materno praticamente ha problemi alla schiena. Quindi ho capito che dovevo dare le priorità a qualcosa. E quindi mai l'avrei detto, ma mi sono detta: è il momento di ricominciare palestra, perché bisogna fare un po' di pesi, bisogna comunque fare in modo che intorno a questa fascia lombare si crei una struttura che riesca a sostenere la schiena. E quindi ho ricominciato con la sala pesi, mi alleno in sala pesi, con i pesi, con i bilancieri. In realtà questa è una cosa che a me è sempre piaciuta, però l'ho sempre fatta fino a qualche anno fa con i fini estetici di dimagrimento, con i fini di ricomposizione corporea, sempre per un fine estetico. E questa cosa qua, me ne rendevo conto che poi mi portava anche a farmi dei check, cioè dei controlli costanti, bilancia, metro, vestiti, cominciavo a entrare nel loop, allora se sono andata in palestra, se non ci sono andata, cosa mangio, cosa non mangio. No, cioè qui la mia scelta è stata proprio una scelta basata sui miei valori, fondamentalmente sulle priorità di questo momento, perché io mi sono proprio resa conto che volevo stare bene con questa schiena, quindi per una questione proprio di salute, e poi perché voglio avere veramente più forza nelle braccia, soprattutto perché ora vabbè sono coperta, però ho le braccia molto magre, lo vedevo, e questa cosa mi infastidiva non tanto per il problema, cioè per il problema, per la questione estetica, no, assolutamente, ma proprio perché cioè, vedevo che cioè, cose semplici come le casse d'acqua mi faceva fatica a portarle, quindi ho detto no, cioè, Martina non puoi. Quindi fortunatamente ne avevo la possibilità, ho potuto ritagliarmi quelle 3 ore alla settimana e ho iniziato a farmi la mia sala pesi, cosa che faccio regolarmente da ormai metà settembre e mi piace tantissimo, cioè ho preso proprio il via ed è una cosa che quando vado lì mi piace, mi diverto, mi alleno e lo faccio con veramente molto piacere. No, non so che cosa sta cambiando a livello di composizione corporea, però noto che pian piano aumento i pesi, cioè i carichi. Quando cioè, ho avuto occasione di stare seduta per molto tempo, e la schiena mi ha retto abbastanza bene, molto di più rispetto a prima, quando non riuscivo neanche a stare seduta col cuscino da meditazione per più di 10 minuti. E quindi ho detto, dai, sta andando bene, quindi sono contenta, mi diverto. La schiena mi fa meno male, aumento i carichi, quindi vuol dire che in teoria sto diventando più forte, continuiamo così.